Questa mattina di domenica 10 novembre un appuntamento importante per gli elettori e simpatizzanti del partito Noi Moderati a Cava dei Tirreni in piazza Vittorio Emanuele III. L'occasione è data da un incontro politico che mira a stimolare la campagna di tesseramento al partito stesso, dalle ore 10 alle ore 13, alla presenza del vicepresidente del gruppo parlamentare, l'onorevole Pino Bicchieli, eletto nel 2022 nella circoscrizione Campania 2, ma anche del coordinatore provinciale Luigi Cerruti e del consigliere comunale Bruno D'Elia, il quale riveste anche il ruolo di coordinatore cittadino. Quali sono le prossime sfide che vi attendono, anche alla luce della campagna elettorale, in Campania, ad esempio? Noi oggi abbiamo qui a Cava dei Tirreni con il nostro responsabile cittadino Bruno D'Elia un gazebo aperto ai cittadini perché è in corso la campagna di adesione al nostro partito, partito che sta crescendo velocemente, solo nell'ultimo mese tre donne parlamentari che rappresentano un pezzo importante della cultura dei moderati in Italia. Parlo di Mara Carfagna, che è proprio di queste terre, di Maristella Gelmini e della Versace, quindi due senatrici e una parlamentare che rafforzano la presenza di noi moderati. E noi il 30 novembre, il 1° dicembre, a Roma avremo un'assemblea nazionale dove presenteremo il nostro partito che è ancora più allargato. Per quanto riguarda le vicende politiche regionali, ci stiamo attrezzando, stiamo costruendo le liste di noi moderati in tutte e cinque le circoscrizioni, saremo protagonisti della politica del centrodestra, dall'altra parte abbiamo un centro-sinistra che, come si vede, è completamente frantumato. De Luca, dopo aver distrutto la regione, l'economia in questa regione, adesso ha distrutto anche la sua alleanza. Credo che è anche la fine ingloriosa che meritava una coalizione politica che non aveva nessun collante di carattere ideale, ma solo di potere. Qui a Cava dei Tirreni, come vede, diciamo, le coalizioni che si stanno formando? Vedo le coalizioni oggi attualmente è una sola, è quella del centrodestra, rappresentata da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Forza Italia e Siamo Cavesi. Si sta lavorando su questa piattaforma per poter arrivare preparati alla scadenza di questa tornata elettorale che ha visto un po' le problematiche sotto gli occhi di tutti a Cava dei Tirreni, alla portata di ogni cittadino. Si spera praticamente di girare presto questo capitolo, chiudere questo capitolo e riaprirne un capitolo nuovo con un'alleanza forte, soprattutto un'alleanza di centrodestra che mira a risolvere un po' le incombenze che ci sono state in questi anni di amministrazione servale. Ecco, chiedo come sta andando la campagna di tesseramento qua a Cava e ci può dire chi sono i nuovi, che si sono aggiunti, perché questo, l'avrebbe dovuto comunicare, insomma, lei in prima persona. Allora, la campagna sta andando benissimo, abbiamo tantissima gente che si sta avvicinando stamattina, ma non solo oggi. Per la verità, oggi è un po' l'emblema di questo tour del tesseramento a livello regionale e provinciale. Cava dei Tirreni rappresenta un tassello importante in provincia e diciamo, i tesserati sono stati notevoli. Stamattina farà ingresso ufficialmente e poco fa ha sottoscritto la tessera per noi moderati l'avvocato Vincenzo Solimene, che insieme a lui porta dentro anche un'associazione e altri che si sono aggregati a questo contesto, a questo percorso. In primis ringrazio il senatore Bicchilli e Bruno D'Elia come coordinatore cittadino di Noi Moderati. Sì, io ho avuto un incontro con Bruno e alla fine ho trovato in Noi Moderati, tra virgolette, ecco, la mia casa, perché ho visto la disponibilità e anche la serietà di Bruno D'Elia di un progetto per Cava dei Tirreni, perché a questo punto noi vogliamo il bene di Cava dei Tirreni. Quindi noi adesso ci stiamo organizzando, anche stamattina con il senatore Bicchielli siamo qui per
la campagna di tesseramento e io con l'associazione Attiviamo Cava sono confluito in Noi Moderati proprio per dare una mano al movimento e quindi per iniziare a costruire questa campagna elettorale che non è semplice, ma alla fine vogliamo dare il nostro contributo. Il ritratto di un campione. Da ieri sera si può visitare presso il complesso monumentale di San Giovanni a Cava dei Tirreni la mostra artistica dedicata ad Ayrton Senna, il celebre automobilista che non è più tra noi ormai da 30 anni. Una mostra alla quale hanno collaborato diversi espositori che hanno tracciato ognuno un ritratto del pilota brasiliano. Gli espositori arrivavano in particolare dall'Ipinia, dal Beneventano, dal Piemonte, dal Romano. E nel corridoio parallelo c'era la mostra nella mostra dedicata a Umberto Palermo, noto car designer che proprio nel 1994, anno della scomparsa di Senna, diede vita alla sua azienda di produzione macchine. La mostra è visitabile fino a domenica 17 e già ieri ha attratto diversi appassionati di motori e ha visto anche la presenza di vari amministratori. Palermo ha ribadito in particolare l'importanza che oggi l'automobile riveste per l'uomo. Non c'è essere umano che non possa fare a meno del proprio cavallo, sono parole sue, e l'industria automobilistica sta in qualche modo cercando di adeguarsi ai tempi attuali. Ai nostri microfoni ascolterete, oltre a Palermo, anche il maestro Antonio Perotti, gli organizzatori che appartengono al coordinamento civico Cava e anche i consiglieri regionali Corrado Matera e Franco Picarone. Come si può definire Ayrton Senna? Sono 30 anni che ci ha lasciato ormai. Lo dobbiamo definire un uomo con la U maiuscola, un uomo che ha rappresentato, grazie alla passione della velocità e dell'automobile, ha rappresentato tanta umanità. Conoscere questo signore, questo artista dell'automobile, ha raccontato un pezzo di storia dal punto di vista umano. Molti lo ricordano come pilota, ma mi piacerebbe ricordarlo come uomo, dove la sua intensità umana non ha uguali. Ayrton Senna è stato molto popolare, quindi è un esempio per tutti, per umanità. Certo, è un grande campione. Purtroppo la coincidenza è che mentre lui moriva, Umberto Palermo nasceva con la sua azienda. Quindi sono i 30 anni di un pilota geniale scomparso e con la nascita di un designer geniale che oggi è quello lì che produce di più, diciamo. Alla gente piace lo sport, piace anche l'arte e questo evento mette insieme queste due componenti, insieme nel più spettro della cultura. Cava è in grado di offrire tanto e la gente recepisce e quindi sono contento di questa grande partecipazione e per il rinnovato amore verso lo sport e verso l'arte. Indubbiamente la serata, come avete modo di vedere, crediamo sia riuscita. Il nostro obiettivo era trasmettere un messaggio, un'emozione ma anche una speranza, perché siamo convinti che Cava abbia le potenzialità per poter realizzare degli eventi che possono avere un rilievo sovracomunale. È il nostro invito, stasera è solo l'inizio, la mostra durerà fino al 17, si può entrare dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Questa mostra inoltre sarà replicata ad Imola e anche questa replica simbolica, fortemente simbolica, di questa mostra nella città di Imola speriamo possa attivare delle connessioni tra la nostra città e la città di Imola, che poi è così importante perché simbolicamente è la città dove Ayrton Senna poi è morto. In ricordo di Senna, che ricordiamo tutti, la sua determinazione, amante della sfida, è un'occasione per ricordare Senna, ma sicuramente per richiamare un po' di gente
che verrà sicuramente con grande piacere in questa splendida città. Noi stessi siamo all'interno di una grande infrastruttura culturale che ospita continue iniziative di carattere culturale. Questa sera una grandissima mostra dedicata a Ayrton Senna, che è rimasto nella mente e nel cuore di tutti noi come un grandissimo campione, eternamente giovane come tutti i grandi talenti che sono morti tragicamente da giovani. Ricordiamo la morte di Marilyn Monroe, di Jimi Hendrix, di Jim Morrison, di Janis Joplin e tanti altri che sono poi stati celebrati dall'arte. E questo è il tentativo di questa mostra. E poi c'è Umberto Palermo con grande car design, una mostra nella mostra. Cava continua a lavorare e secondo me è una città all'avanguardia che sta diventando attrattiva per cultura, turismo, per iniziative e per infrastrutture. Perfettamente riuscita la nona edizione del premio Arte in Danza, ideato e diretto dai primi ballerini e maestri Pina Testa e Stefano Angelini. Sul palcoscenico del teatro Luca Barba di Cava dei Tirreni, ieri sera di sabato 9 novembre dalle ore 20:30 si sono avvicendate le esibizioni di diverse scuole di danza del territorio, nonché di ballerini professionisti ospiti della manifestazione che, come ogni anno, gode del patrocinio dell'amministrazione comunale e del sostegno dell'Associazione Italiana Cultura Sport per il tramite del suo referente per la provincia salernitana. Il premio dell'edizione 2024 è andato alla prima ballerina e showgirl di Rai e Mediaset, Matilde Brandi, la quale ha speso parole di elogio per le esibizioni dei giovani ballerini che ha avuto modo di visionare e per l'iniziativa del premio che senza dubbio alimenta la voglia di cimentarsi nella nobile arte della danza. Siamo molto orgogliosi di questa nona edizione, abbiamo come ospite Matilde Brandi, premio Arte in Danza 2024. Dopo tanti ospiti nel passato, sempre di chiara fama, quest'anno abbiamo Matilde Brandi. È importante dire che questa manifestazione, da quando è nata fino a oggi, è stata sempre affiancata dall'AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, del dottor Marco De Luca, che ci onora della sua presenza ogni anno. Io sono onorato io, maestro, per l'invito e per affiancare questa bellissima iniziativa che oramai, come ha detto il maestro, è arrivata la nona edizione, e questo significa che ovviamente le manifestazioni più vengono a continuare nel tempo, e quindi sicuramente c'è una caratura e un'alta preparazione per la realizzazione di queste manifestazioni, e oggi infatti è il coronamento di questa nona edizione con la prima di questa sera. L'ospite d'eccezione è sempre sicuramente atteso da tutti, dalle scuole, dal maestro, dalla maestra Pina Testa, e quindi sarà sicuramente il coronamento di un lavoro che dura oramai da anni. Noi di AICS, in qualità di ente di promozione sportiva, dobbiamo affiancare queste iniziative e dobbiamo far sì che lo sport in generale, ma quindi anche la danza, debbano crescere e continuare a dare quelli che sono i valori fondamentali dello sport. Non poteva mancare anche quest'anno un riconoscimento da parte mia e di Pina Testa all'AICS di Salerno, che da sempre ci affianca, ci segue e ci sostiene. Siamo arrivati alla nona edizione di Arte in Danza e siamo orgogliosissimi di essere arrivati a questa edizione con tanti ospiti illustri. Stasera la Matilde Brandi sarà la nostra testimonial della serata. Abbiamo tanti ospiti che ci sorreggono, tante scuole che ci aiutano a organizzare uno spettacolo importante, fatto di danza e musica. All'inizio della manifestazione, il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, unitamente al consigliere delegato alla cultura, Armando Lamberti, ha voluto premiare il maestro Stefano Angelini per l'impegno profuso da molti anni nell'organizzare il premio e soprattutto, come si diceva, per aver saputo far appassionare al mondo della danza tantissimi giovani allievi. Allora, città di Cava dei Tirreni, riconoscimento speciale al maestro Stefano Angelini, danzatore solista
del Teatro di San Carlo di Napoli, premio Arte in Danza 9 novembre 2024 a Stefano Angelini. Voglio però aggiungere che a nome dell'intera amministrazione e quindi anche del sindaco qui con noi siamo particolarmente onorati di ospitare questa sera anche una personalità artistica riconosciuta sul piano nazionale e internazionale come Matilde Brandi. E poi ovviamente il prossimo premio sarà consegnato alla carissima Pina Testa. Benissimo, quindi questa è una promessa, perché possiamo già dire che torneremo qui l'anno prossimo per i 10 anni effettivi. Innotech ti aspetta all'Open Day Automotive, domenica 10 novembre dalle ore 9.30 presso il Center World ex centro commerciale La Fabbrica Salerno, in via Tiberio Claudio Felice numero 50, una giornata all'insegna di nuovi prodotti, dibattiti, confronti e aggiornamenti professionali. Non mancherà il divertimento adrenalinico con i go-kart e il momento relax con un ricco buffet. Vi aspettiamo! Vuoi assaggiare un prodotto di eccellenza? Vieni al nostro store e chiedi la provola di mucca realizzata con puro latte fresco e affumicata con la paglia. Sapori rigorosamente campani uniti alla maestria dei nostri casari. Vi aspettiamo in via 25 luglio 117 a Cava dei Tirreni. Restyling Car offre ai suoi clienti il trattamento idrofobico, Cody nanotecnologico in grado di creare una superficie di scivolamento per le gocce d'acqua al fine di ridurre cicli e frequenze di manutenzione, proteggendo il vetro da ossidazione e perdita di trasparenza. Vi aspettiamo in via Starza a Cava dei Tirreni. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. A Erice il Trapani in qualche modo è riuscito a battere una Cavese coraggiosa, che aveva tenuto bene il campo e pur priva di due contropiedisti consumati come Fella e Sorrentino, la squadra aquilotta è riuscita lo stesso a creare diverse occasioni degne di questo nome, salvo poi cedere sul piano della concentrazione nel finale. È terminata 1-0 per i siciliani con il gol di Lescano, ma risulterebbe difficile commentare una gara che sarebbe potuta finire con un risultato diverso. Tuttavia, ci proviamo in poche battute. Forse l'errore della Cavese è stato quello di non aver segnato il gol, altrimenti sicuramente non avrebbe perso. Con le immagini della Lega Pro vediamo le azioni salienti dell'incontro, al quale non prendono parte per motivi fisici Sorrentino, Fella e Piana per la Cavese. Nel Trapani gli squalificati sono due, Silvestri e Crimi. Arbitro il signor Mastro Domenico di Matera, la sua direzione fin troppo tollerante. Il Trapani si propone al tiro con Canutè, ma la Cavese è pericolosissima. Dalla bandierina del corner Pezzella mette addirittura fuori di poco. Poi ci prova Diarrasubà per i metelliani, successivamente Vitale. Nel Trapani tutti parlavano di Facundo Lescano, autore di 10 gol, ma l'attaccante più insidioso è Fall, che prende d'infilata Peretti e tira, ma Boffelli respinge. Al 25esimo Fall ci riprova di testa, Boffelli è attento, ma poi è nuovamente Pezzella che batte una punizione su cui Seculin riesce a respingere. Nel secondo tempo il Trapani è più aggressivo e va al tiro prima con Carriero, poi successivamente con Sabatino e con Fall, ma la Cavese si riaffaccia dalle parti di Seculin con le conclusioni di Pezzella, Rizzo e Citarella, molto bravo il portiere.
Poteva esserci un fallo qui ai danni di Pezzella, ma si prosegue e Celiento costringe alla difficile respinta Boffelli. Il Trapani vuole vincere, difatti passa a 4 punte, ovvero Lescano e i nuovi entrati Spini, Iudò e Bifulco. La Cavese non si discosta mai dal 3-5-2 iniziale e dopo aver cominciato con Diarrasubà e Vigliotti di punta e aver messo dentro Bagge per Vigliotti, Maiuri sostituisce lo stesso Bagge che era entrato pochi minuti prima con Diop. A caldo, nel post-gara, il mister sarà molto critico nei confronti di Bagge nel motivare la sua sostituzione. Sembra incanalarsi sullo 0-0, ma il Trapani ci crede fino alla fine e passa in vantaggio al primo minuto di recupero. Cross di Ciotti dalla destra, Lescano anticipa i difensori metelliani, che fino lì erano stati molto attenti, e batte Boffelli 1-0. Il Trapani vince e si lascia alle spalle il periodo negativo. Ora va a 21 punti. La Cavese resta a 17 in centro classifica, ma non ha fatto brutta figura. Diciamo che oggi era importante vincere, quindi le chiacchiere settimanali per quanto riguarda cambio di allenatore o allenatori che comunque venivano accostati al Trapani sicuramente hanno ancora di più responsabilizzato i ragazzi. Ieri avevo detto in conferenza che la mia garanzia era il gruppo, era la squadra, sapevo che tutti, chi scendeva dal primo minuto, chi sarebbe entrato, chi era fuori, teneva comunque a fare una grande partita, una vittoria che appunto desse la spinta giusta e che dimostrasse il fatto che comunque questa squadra è un gruppo unito, coeso e che gioca per vincere fino all'ultimo secondo. E quindi sicuramente grande emozione, ringrazio i ragazzi che oggi hanno dato tutto, non hanno lesinato energie fino alla fine, che quindi era importante vincere appunto per dare un segnale, per spegnere un po' tutte quelle chiacchiere che in settimana hanno caratterizzato appunto la settimana. I ragazzi oggi hanno interpretato molto bene la gara, sia il primo tempo quando siamo partiti col 4-3-1-2, il secondo tempo quando poi abbiamo cambiato atteggiamento mettendo due esterni larghi e quindi passando al 4-4-2, e abbiamo creato veramente tanto, tante palle gol, tanti cross, già l'occasione del primo tempo con Falle si è presentata tu per tu, quindi la mole di gioco c'è stata, ma credo che anche a Giuliano avevamo creato qualcosa, anche le partite precedenti con l'Avellino, quindi il fatto di essere un po' più precisi, un po' più cinici, sicuramente stiamo crescendo anche sotto questo aspetto, il fatto che fino alla fine oggi abbiamo tentato di vincere con situazioni diverse, moduli diversi, testimonia il fatto che durante la settimana quello che si fa lo si recepisce bene, quindi ragazzi seguono e sicuramente miglioreremo anche questo aspetto. Noi avevamo preparato la partita per giocare nei 2-2 sui centrali del Trapani, il primo tempo credo meglio noi, il secondo tempo è stata una partita più equilibrata, poi alla fine abbiamo preso questo gol, secondo me è evitabilissimo perché bastava dare una pressione al giocatore che ha crossato, invece non l'abbiamo data, io ora non l'ho rivisto, però bastava uscire a pressione e condizionare un po' la qualità del cross di questo giocatore, quindi rimane così qualche fastidio da parte nostra perché potevamo fare meglio con palla, dove abbiamo sbagliato tecnicamente alcune volte un po' troppo, abbiamo messo in umore il Trapani, senza palla anche qualche errore, ma soprattutto poi dove abbiamo perso dei rimpalli, mi riferisco alla situazione da gol del primo tempo, e quindi lì bisogna essere più cattivi, più determinati, più convinti nell'andare appunto alla ricerca del contrasto vincente. È chiaro che vedere anche i lati positivi quando si perde per ripartire è una cosa positiva, però anche abbiamo fatto anche qualche errore di troppo che poi ci è costata così la sconfitta. La squadra stava veramente arrabbiata, giustamente, e quindi ripartiremo con la giusta cattiveria nell'affrontare poi la partita con il Taranto. Ma già è uscito perché io ammetto qualsiasi tipo di errore, mi dà fastidio la simulazione per come sono fatto io, perché il calcio è fatto di onestà e di situazioni del genere. Lui è un ragazzo onesto, però una volta che l'arbitro non ti fischia il fallo, ti devi alzare e devi rincorrere, non puoi rimanere col Trapani che riparte seduto a terra. Allora questo non lo permette a nessuno, nessuno, lui lo sa, è già stato un motivo così che mi aveva fatto arrabbiare nei suoi confronti, non capisce queste cose, quindi come entra esce, e probabilmente non entrerà mai più.